tanto furbo. Signor Presidente, grazie. Siamo molto felici, siamo molto onorati, siamo orgogliosi di essere qui nella Casa degli Italiani, al Quirinale, ancora una volta, in rappresentanza di una finale di Coppa Italia, che sappiamo quanto è intitolata al Presidente della Repubblica, quanto sia sempre di più nel corso degli anni identificata con la città di Roma, con lo Stadio Olimpico, nome ovviamente a me particolarmente caro, e anche, devo dire, in un'occasione in cui le due squadre che sono in finale hanno dimostrato in questa competizione veramente di essere molto, sottolineo la parola, molto meritevoli di essere in finale. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. È un grande onore per noi essere qui oggi, non solamente per la carica istituzionale più grande del Paese che lei rappresenta, ma proprio perché lei è una persona che per noi è un grande riferimento per i suoi valori che esprime, per lo sport e soprattutto per tutti i ragazzi che vedono in lei qualcosa di leale e qualcosa che porterà lo sport ai migliori livelli. Noi oggi siamo qui che rappresentiamo una piccola città che però domani, con orgoglio, porterà tanta gente, migliaia di tifosi a Roma, e ci saranno tante famiglie, tante persone di estrazione sociale diversa, uomini e donne con una grande passione che il calcio riesce a muovere, a spostare. Il più grande pensiero, il più grande augurio è che tutto possa essere una giornata veramente di gioia, di festa, che non ci possa essere niente che possa in qualche modo rovinare una giornata così bella. Con i nostri avversari noi ci confronteremo al massimo, al meglio delle nostre possibilità, ma come abbiamo sempre fatto, Simone, con grande rispetto, e alla fine ci stringeremo sicuramente la mano. Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Io penso che da parte mia, del mio staff, della mia società e dei miei ragazzi, domani è un motivo di grande orgoglio rappresentare la città di Roma in una partita così, così importante, che una competizione italiana che schiererà due squadre che hanno meritato la finale, come la Lazio e come l'Atalanta, che hanno combattuto e si sono meritati questa finale. Poi, come in tutte le cose, domani sera ci sarà una vincitrice e che vinca il migliore, però sicuramente bisogna fare un plauso a queste due squadre, a questi ragazzi che si sono meritati una finale così importante in uno stadio, in una città stupenda come Roma. Grazie. Benvenuti al Quirinale. È un piacere accogliervi. Non mi è possibile venire domani sera all'Olimpico per assistere all'incontro e quindi ci vediamo qui. Ma tutto sommato forse è anche una pausa per i protagonisti dell'incontro, che li distrae dall'attenzione della vigilia di un appuntamento così importante. Avete fatto un percorso straordinario, perché la Coppa Italia si affianca al campionato, e governare questi due impegni così assorbenti e così faticosi, così pieni di tensione, non è certamente facile, quindi complimenti a entrambe le squadre per questo risultato. Siete due squadre di livello il più elevato,
di altissimo livello in questo sport. Qui certamente domani sarà una serata di grande livello sportivo. Io sono convinto che chi seguirà all'Olimpico, seguirà in TV, vedrà uno spettacolo di grande qualità sotto il profilo agonistico, ma sotto il profilo tecnico, sotto il profilo appunto sportivo. Quando guardo una partita di calcio, cosa che non mi capita troppo di frequente, ma sempre volentieri, mi auguro sempre di vedere una, come sarà certamente domani, un incontro di alta qualità sportiva. Senza, non dico ammonizioni, perché quelle nella foga del gioco alle volte sono anche provocate involontariamente, senza simulazioni, senza infingimenti, senza cioè quello che appanna lo smalto del fascino di uno sport così bello come il calcio. È un augurio che vi faccio, certamente è molto importante quanto hanno detto i due allenatori, Gasperini e Inzaghi, che ringrazio molto. È la premessa migliore per avvicinarsi a un appuntamento così importante. Questa serata di domani si inserisce, come ricordava il presidente Malagò, in un complesso di attività sportive che vi sono a Roma. C'è anche, non a Roma, ma vi è questa sera, se non sbaglio, la finale della pallavolo maschile tra due grandi squadre di pallavolo. Sono cominciati gli internazionali tennis. Vi è questa finale, questo apice della stagione calcistica che domani sera vivrete voi. Io mi auguro sempre che questi eventi richiamino lo sport sempre più giovani e trasmettono sempre più i valori autentici dello sport. Mi auguro sempre società di calcio sempre più attente ai vivai, agli aspetti sportivi, che non agli interessi economici. Mi auguro sempre società di calcio che abbiano una grande cura dei giovani e anche della responsabilità che un fenomeno sociale così diffuso come il calcio, così seguito, comporta, e quindi meno attenzione ai diritti televisivi, se posso dirlo, ma più impegno per i giovani calciatori da far crescere, dai talenti da far esprimere. Mi auguro anch'io, presidente Micichè, sempre le tifoserie che accompagnano le squadre con grande senso della civiltà, che gli stadi tornino a essere sempre luoghi in cui si possa andare con i bambini, si possa andare con serenità, senza che vi siano né violenze fisiche né violenze verbali. Mi auguro cioè che il calcio sia, come quasi sempre avviene, e come in grado di fare, un fenomeno sociale apprezzato, vissuto e amato da tanta gente nel nostro paese. Vi faccio molti auguri. Auguri anche all'arbitro, che trasmetto attraverso il presidente dell'associazione, perché deve essere l'arbitro sempre un protagonista silenzioso delle partite, e il suo compito è guardato sempre con grande attenzione. Era GX, anche per questo l'attenzione degli arbitri è sempre molto alta. Complimenti e auguri agli arbitri. Vi faccio molti auguri. Spero che questo pomeriggio, come dicevo, sia servito a distendervi un po' e a accompagnarvi alla serata impegnativa di domani nella maniera migliore. In bocca al lupo per domani, entrambe le squadre. Io sono rigorosamente imparziale, lo sono per il mio ruolo, lo sono per la simpatia che le due squadre suscitano, e anche vi esprimo una comprensione particolare, perché dopo la serata di domani vi è ancora qualche giornata di campionato. Quindi in bocca al lupo per il vostro impegno e grazie per quello che avete offerto fin qui, e certamente domani offrirete agli italiani. Auguri. Grazie.
Un magnifico spettacolo, ma mi sento un po' un tre di onda per entrambe le maglie, quindi per eccellenza, ma poteva fare qualche meno grazie. Spero di non doverle fare uno. No, in caso di bisogno. Grazie, complimenti per gli associati.